Salve a tutti ragazzi e bentornati a questa guida per il 50 stamina di Broly Super Saiyan 3 Tech. Questa sera avevo programmato di girare il video con Team Super Tech, però non sono riuscito a trovare Goku Super Saiyan 3 amici, quindi niente, lo affrontiamo con Team Super Int. Super Int con Gohan LR, che però per non rendere troppo forte, perché altrimenti sarebbe abbastanza facilitato. Il mio scopo è quello di fare guide per free to play, in quanto anche io sono free to play. Cercherò di non far rilanciare mai la 18 key. Ho trovato Gohan durante il secondo anniversario, grazie a quella batch con i ticket dove si prendevano le Peachy Peachy Girls, ovvero le ragazze Bulma, Videl, C18, tutte quante le ragazze, quelle nella batch di San Valentino, ecco. Quella batch là, e lì c'era anche Gohan, non so per quale motivo, e l'ho trovato lì. Però totalmente a caso l'ho trovato. Io speravo di trovare qualche Oldokai, però non me ne sono lamentato. Alla fine non l'ho nemmeno ancora maxato, perché sto vedendo un po' come utilizzare i miei Oldokai. Al momento ne ho 24, tantissimi, però devo vedere meglio come utilizzarli anche per i PG su cui andrò a pullare in futuro. Andiamo a vedere, abbiamo un Gogeta amico ability 1, non ho visto la sua build, 3 critico, 9 additional e 5 evasion, sì, mi sembra giusta. Forse è giusto quel 3 critico che non sempre si vedrà, quindi a meno che non è ability 2, a meno che non si ha la certezza di portarla ad ability 2, io non lo builderei in critico. E infatti il mio, andiamo a vedere, è 9 additional, 8 evasion. Anche il mio ability 1, trovato con 5 stones la prima, no, quant'era, 15 la prima, vabbè, trovato nel primo giro. Tutte e due le copie le ho trovate nel primo giro, quindi non me ne sono lamentato proprio. Dopodiché abbiamo questo dannatissimo Vegeta blu che io non volevo trovare. Almeno non volevo trovare le copie dell'ability, perché è ability 2. L'ho trovato dopo che ho fatto altri due giri da Janemba, oltre quello iniziale, tutto strascontato. Ho fatto altri due giri da Janemba e ho trovato due copie sue e quattro copie di Janemba, invece di trovare Cooler, a cui speravo, oppure Gogeta Super Saiyan 4. Però vabbè, alla fine ho trovato lui, non me ne lamento, gli ho dato 15 critico e 11 evasion. Dopodiché abbiamo Goku Junior, che è molto divertente da giocare anche lui, come Bulma, quando poi andremo a vedere il Team Super Tech. Anche lui si porta ad ability full con le orb peculiari sue. Buildato 20 critico, perché a differenza di Bulma lui fa molti danni. All'incirca raggiunge il mezzo milione di attacco e il milione quando critta. Dopodiché abbiamo Goku come buffer, attacco e difesa più 25% e ki più 2, e lui già l'abbiamo detto. E lui, che sto attualmente finendo di farmare, dovrei portargli la SA10 con gli ultimi junior del Super Strike. Ho portato ad ability 1 attualmente in alto a sinistra, adesso che lo porterò ad S10 aprirò anche l'ability in basso a destra. È già aperta in realtà, però non ci sono ancora andato con le orb. Quindi 11 evasion e 3 additional. Andiamo a cominciare l'evento. Cominciamo così. Vegeta non tira la special. Uno dei problemi di questo team è proprio la mancanza di ki. Cioè, in realtà non è proprio una vera e propria mancanza, è che bisogna prenderne 4 non sono tantissimi, ma non sono nemmeno pochi, quindi bisogna stare un po' attenti a gestirsi le orb. Poi c'è da dire che Goku Junior non linka quasi con nessuno,
se non fosse per il link Super Saiyan. E non critta, quindi non finiamo questa prima fase al momento. Allora. Utilizziamo Gogeta. E... allora, sì, va bene così. Gohan non lancerà la special, per questo ho fatto prendere abbastanza orbe. Passata la prima fase, grazie a Gogeta, immenso Gogeta. Che però già ora ha perso il titolo di personaggio più forte del gioco, in quanto abbiamo... in quanto abbiamo il nostro carissimo Gogeta Super Saiyan 4. Pessima la situazione delle orb qui. Mettiamo Piccolo davanti, visto che tutti gli attacchi sono davanti. E così ci tankerà un po'. E dopodiché Vegeta, sempre che sta special, ancora non la riesce a tirare. Piccolo evita la prima special e evita anche il secondo attacco. Il terzo non lo evita, però 92, come se non ci fosse. E anche il quarto attacco, come se non ci fosse stato alla fine. Lo reputo ancora un ottimo personaggio da giocare in Super Int. Attacco normale però con crit, che mai... inutile, visto che non ci serve più di tanto. E vabbè, chiudiamo questa fase abbastanza tranquillamente. La prossima potrebbe essere un po' problematica. Evitiamo anche questo attacco. Minchia, la fiera dell'evasion. E andiamo avanti. Oh, allora. Ora. Sinceramente non so cosa fare. No dai, lasciamo Piccolo che tanca. Gogeta prenderà Broly e lo debufferà abbastanza pesantemente anche. Bene, ci prendiamo anche la special sul come primo attacco. 92.000, non tantissimo alla fine, considerato che è il segno opposto. E alla fine comunque gli attacchi normali o li tanchiamo o li evitiamo. Ma in realtà anche le special però non ci siamo riusciti. Abbiamo preso il 3 in crit. Non ci credo. Mamma, quanto scuro. E vabbè, niente, ora è chiusa. Ora è chiusa. Ora recuperiamo anche un po' di vita, visto che Vegeta ha l'healing alzato molto. Quindi 700.000 e mezzo. E ci passa la paura. Terza fase completata. Ah, ovviamente il team si basa sul debuff di Gogeta, nemmeno... non credevo nemmeno di doverlo spiegare, però l'ho detto giusto per... giusto per completezza. Adesso andiamo avanti. Lanciamo anche la special con Goku Junior. Magari ci critta. Vabbè, la special me l'aspettavo qua. La tira sempre sui primi attacchi, contate questo. Se non ve la tira sui primi attacchi, non ve la tira. Perciò state tranquilli. Ci ha debuffato la difesa, però non è comunque abbastanza per fare danni ingenti. E quindi ci troviamo con Gogeta che lancia la prima special, lancia la seconda no, però ha debuffato attacco e difesa. Quindi, chissà, ora sto Goku Junior che non critta, quindi non fa danni. In realtà normalmente farebbe danni, però non avendo l'attacco molto alto e non essendo Broly ancora
debuffato seriamente, alla fine non... Per questo Goku poi non ha fatto tutti sti danni. Andiamo con il mio Gogeta, che vediamo quanto gli fa. 900.000, cioè quasi 1 milione, quindi ben più del primo attacco. Adesso andiamo con Gohan, si pompa 800.000. 400.000 abbastanza tranquillamente, non dovremmo avere problemi di danni. Vediamo un po' che cosa succede qua. Niente. Ok. Ecco, ritornato, ho dovuto interrompere un attimo la registrazione perché mi avevano chiamato, quindi sono stato un attimino occupato. Oh Madonna, sto Vegeta non la tirerò mai la special, Madonna, poveraccio. Pure io che ho utilizzato male le orb, vabbè. Comunque, Gogeta dovrebbe essere abbastanza a questo punto, dopo averlo debuffato per 2 turni, dovrebbe essere abbastanza per mandarlo KO. E infatti ci riusciamo. E così chiudiamo anche questo team. Il Super Int ha fatto Perfect Run. Domani speriamo di vedere la Perfect Run anche con Team Super Tech. Questo è tutto per oggi. Vi auguro una buona serata e ci vediamo domani. Ciao a tutti.